Allora, occhiaie, come siamo messi? Sempre peggio. Allora, stamattina siamo usciti alle ore 8 e un 8 quarto. e quarto, adesso Però siamo rientrati alle non so, sono le 10 22 e e 3 quarti 10 e di tre sera. quarti di sera Siamo usciti di senza mattina, pause. senza pause, Pause alcune. alcune. E io mi sono, è dalle 4 che sto sveglia perché ieri ho mangiato come un bisonte. Sì, è vero. E quindi alla notte ho visto i Black Dragons, I famosi Black Dragons. ma questo episodio di Turisti a Parole deve iniziare con Fabio che fa ammenda per Sì. la sua Sì, allora in realtà era il quartiere? Si trattava, l'area, sì. ieri si chiamava l'area quartiere di Saccara. Io mi sono trascritto su quel foglietto che poi abbiamo utilizzato, Saccar, e mi sono dimenticato la. Tu, quindi pensa quanto sono stato Pensa attento, quant'è. tutta la spiegazione. Quanto è stato attento? Lui ha pianciato un il cervello poi ha È fatto una vero, cesura. e Sa invece cara ha sentito, poi ha era Alessio sentito. Saccara, cioè avevi Era Alessio ragione. Niente, vabbè, Saccara. faccio ammenda. Allora, oggi giornata, chiamiamola transitoria, perché, di Passaggio. passaggio, perché siamo adesso ad Alessandria d'Egitto. E bello però, dice Alessandria, ti ricorda una Anche cosa? perché Alessandria in In Piemonte Piemonte, era tu dici sto difficile. Alessandria, fai, Siamo in capito? Sono andati a mangiare un po' di Egitto. tartufo, che ne so. E invece Alessandria d'Egitto, bello Alessandria d'Egitto, proprio il nome, oh, sai, sono stato Alessandria d'Egitto. Allora, e poi ci tenevo a far notare che praticamente la location è cambiata, nel senso che praticamente adesso c'è un quadro laggiù, ogni tanto qui mi illumino io qui su sta guancia perché ho acceso il televisore per fare un po' di luce perché è Molto molto ambient, molto ambiente questo albergo. molto Niente illuminato sotto. male, poi domani ci faremo tutta Alessandria e poi ripartiremo, rientreremo di nuovo in quello della prigione, quello della location dietro, sempre solito muro, solite tende e solito uccello che la mattina alle 6 comincia a... C'è un Esatto, maledetto pennuto, io è dalle 4 stamattina e tutti cominciano a dicono ma sentire. l'avete sentito, vi ho fatto, regà, quello è un disco, quello la mattina Sì, per lo cacciarci penso via, anch'io. sì, è un Ho disco, sentito anche i insomma. combattimenti tra cani, Un combattimenti tra cani, l'ascensore. tra l'altro uno c'è Ma andato ci ha rimesso sotto, male, ci ha sì. rimesso. Poi abbiamo visto pure un botto col motorino stato facendo, Adesso sì. adesso tanto Ma è per... inevitabile, Ok, voglio dire. poi Robertona adesso ci racconterà un po' di cose. La cosa importante da sapere è che abbiamo fatto tardi perché siamo andati a cena tutti insieme e poi ci hanno lasciato liberi. Perché Alessandria d'Egitto, cioè gli Più egiziani proprio tranquilla. non gli interessi proprio come entità. Ovviamente, non so se Quindi... l'abbiamo detto, ma noi siamo scortati per legge Sì. egiziana da un poliziotto. Da un poliziotto che ci sta sempre con noi, Sì. perché siamo un gruppo, ora non so quale sia la legge esattamente, siamo un gruppo. Allora, Però, vuoi sapere una cosa? infatti, noi al Cairo di sera da soli non ci facevano Io andare. manco me la raccordo. Fabio pensava fosse uno del Io gruppo, dico, ma dice, chi è vabbè, questo? questo è Ma venuto poi via così. grossi, tutti grossi. Oggi per esempio, poi Roberta dove spiegherà, c'era una parte dove la capa ci diceva che era tipo, pareva una vietta di Gerusalemme, diceva Sì. lei, perché ovviamente c'era questa porta di legno che apriva su delle pietre squadre bellissime, apriva, io ho la foto, ma ovviamente qui si descrive, e c'era una viuzza dove c'erano tutte delle librerie. Però quelle proprio così all'esterno, all'aperto, e tutti questi libri, era bellissimo. Io non lo so, a me è piaciuto tantissimo, poi Gerusalemme non ci sono stato, però lei diceva che era veramente, si era proprio fissata, tant'è che a un certo punto ho detto, vabbè, andiamo adesso. No, no, non voglio più salire, no, andiamo, dai, basta Gerusalemme. Quindi è... Sì, perché siamo stati questa mattina al Cairo a visitare il quartiere copto. Sì. Il quartiere sembra che c'ho l'aureola, Beh, sotto la beh, bello, bello, non ci alzo testa. perché vedi come cambia La l'immagine mia. qua, cioè, guarda, mo sono diventato blu, mo divento giallone. Assiste la mia ascensione in Oh. cielo. Prova, questo è il massimo dell'effetto speciale. E il Ok. quartiere copto ci hanno spiegato essere praticamente niente altro che il quartiere greco-ortodosso del Cairo. Copto perché quando, se non ricordo male, gli arabi sono venuti in Egitto, loro chiamavano Egiptos, ok? Gli egiziani, per loro, siccome gli egiziani a quel tempo erano tutti cristiani perché erano stati cristianizzati, per loro praticamente Egiptos equivaleva a egiziano. Il nome poi man mano è stato corrotto, quindi è diventato copto, quindi il copto vuol dire semplicemente egiziano. Però siccome a quel tempo egiziano equivaleva anche a cristiano, se i cristiani del Cairo, gli egiziani si chiamano copti, ma altro non sono che cristiani ortodossi. E ci hanno spiegato essere una minoranza chiaramente all'interno dell'Egitto, la grande maggioranza sono tutti musulmani, insieme anche a cattolici e protestanti, mentre di ebrei ce ne sono veramente molto pochi.
di queste abbiamo visitato quindi le chiese di questo quartiere, che è molto tranquillo, ma è totalmente circondato dalla polizia, per cui non si può neanche entrare con la macchina, quindi è tutto pedonalizzato, bisogna entrare attraverso i varchi della polizia. Credo perché ci sono state comunque sia, cioè, chiaramente essendo una minoranza religiosa, probabilmente ha Sì. necessità di un minimo Sì, io poi farò di una monitoraggio. stura leggera lì sul fatto di quello che ci ha detto, perché lì comunque tutto diciamo, il governo, tutto ciò che governa comunque l'Egitto è legato al fatto, molto legato al discorso delle religioni. Quindi lì ci sono musulmani in prevalenza, poi ci sono questi gruppi insomma minori, però pare che questo presidente, come dicevano, insomma, Sì, sia sta uno che sta cercando. attento soprattutto alle minoranze, perché insomma ci ha raccontato un po' tutta la rivoluzione che c'è stata nel 2010, insomma, c'erano belle situazioni toste fra loro, insomma, quindi c'era, senza entrare nei particolari, però insomma, questa è una roba della religione che si sente qua, Più che insomma, altro cioè ci ha sì. spiegato, e questo c'è stato il momento commovente, la nostra guida, che è un egiziano, però un egiziano cristiano. E quindi ci ha spiegato che mentre agli uomini musulmani è consentito sposare donne cristiane, non è possibile l'inverso. Quindi una donna musulmana non può sposare un uomo Hai cristiano. capito? Vecchio Saladino. Il vecchio Saladino, quando la nostra guida si è innamorato, quando era ragazzo, di una ragazza musulmana, e la loro storia è finita malamente perché i parenti di lei l'hanno, diciamo, costretto ad andare via, a lasciare il Cairo per un po' di anni, perché appunto quando si è scoperta la storia, e quindi dice a quel tempo loro pensavano di avere un amore segreto, nessuno lo sapesse, in realtà quando se ne sono accorti, insomma, li hanno separati. E quindi questo è stato un momento commovente Sì. di storia della nostra guida, che tra l'altro è bravissima e c'è veramente, Sì, veramente perché poi lui ha vedere. esordito oggi dicendo: no, sapete perché ho rischiato la vita? E mi hanno detto: oh, ma pure l'altra volta hai rischiato Sì, la bisogna vita, che sempre per poco non te rischiare sparano sul la vita. tassì. Allora ti salvi sempre la vita. Ma lui è veramente serio, cioè si vede che è un tipo navigato, cioè la sua età, è veramente un bel tipo, uno che ci sa fare. Molto generoso, perché ripeto di nuovo lì quella tomba che ci siamo vestiti, quel funzionario importante. È stato veramente lui che ha detto: ragazzi, vi prendo, vi porto a un posto, dicendo anche i gruppi precedenti, lì, insomma, con avventure, non avevamo tempo oppure eravamo troppi, adesso vi ci porto. È stata veramente una cosa notevole, molto molto bello, E quindi bello, abbiamo bello. visto tre chiese copte Sì. in questa zona. Chiese copte? Chiese copte, no, belle perché sono particolari. Belle, sì. Sono particolari perché una è una chiesa, la chiesa Santa Maria, chiamata anche la chiesa sospesa perché è costruita sopra un'antica fortezza romana. Praticamente si vede proprio, fanno vedere un pavimento con una parte in vetro, in modo che vedi sotto è vuoto praticamente. Quindi la chiamo sospesa perché è costruita su queste mura, si regge su queste mura che ci sono sotto, ma in certi punti c'è proprio il vuoto. Poi lui diceva che Quindi erano, a me sembravano molto arabe come struttura, invece lui diceva che in realtà con tutti quei segni molto ripetuti, molto simili, che a noi sembrava un po' dei disegni geometrici si chiamano arabeschi, ma in arabeschi, realtà però in realtà diceva che sono di origine cristiana, non sono di sì, origine araba, ma però sono di origine cristiana. Le belli chiese. perché c'era quell'essenzialità ripetuta, un po' come le chiese, quelle, insomma, oppure diciamo i ritrovi, quelli arabi dove c'hanno quel tipo di disegni. L'unica cosa, almeno che dico io, lì la prima chiesa, che era bella, quella di Santa Santa Maria. Maria, Santa Maria, che praticamente era bellissima, e poi praticamente in mezzo entravi, c'era un'atmosfera bellissima, perché poi ripeto, vedi queste cose che sembrano un po' rabbeggianti, in verità stai poi in una parte che è cristiana, che non, Sì, la alla tradizione è fine quella. non c'entra niente con diciamo il musulmano, l'arabo. Fa ridere perché in mezzo hanno messo un Gesù in ascesa, così proprio Sì. che saliva in ascensione, non Perché so era come si stata da dice. poco la Ma Pasqua. di un pacchiano, tipo, che ne so, quelle che poi trovavo, i neon, una cosa terribile, un calcio in testa, infatti tutti quanti abbiamo detto: mamma mia, oh, Ma cioè, infatti, tiratelo giù, che è infustellato, 2 secondi uno fa finta, oh, sì, scusate, diciamo che quelli questa lo chiesa antica, levano. perché non so se questa era del IV o del V secolo, insomma, hanno origini molto antiche, poi rifatte, ovviamente, eccetera. C'era questo fustellato di Gesù, perché evidentemente è stato da poco, la Sì. Pasqua, perché la loro Pasqua magari è 2 settimane dopo la nostra, e ci ha fatto ripensare a Roma, la chiesa di San Crisogono. Se voi andate a Trastevere, la chiesa di San Crisogono antica, molto bella, ci hanno piazzato una statua di San Crisogono che non so chi l'ha fatta, probabilmente una persona con dei problemi con la modellazione dell'argilla, delle cose, Sì, perché è sì. una Sì, cosa orrida. Eppure la lasciano là, sì. C'è nonostante sia totalmente stonata con quello che un ci barattolo, ricorda. quello nelle mani, mentre formava, c'era pure il nanismo nelle mani, No, perché è venuto proprio è
con le gambe corte, le cosce larghe, con l'elefantiasi sulle gambe. Sì, inguardabile, perché poi l'hanno detto pure loro stessi, cioè quelli, penso, quelli che comandano lì, hanno detto mamma mia, la dobbiamo mettere. Non si sa, non si spiega perché lasciano che queste cose proliferino dentro queste chiese, rovinano proprio il paesaggio. Cioè. E poi un'altra chiesa, ma era molto, molto più moderna, diciamo, era stata fatta relativamente di recente, quindi ce l'ha fatta vedere che eravamo comunque di passaggio. E poi l'ultima, non mi ricordo se era di San Sergio e San Bacco, che era anch'essa particolare, molto vecchia, soprattutto perché si dice che nella parte sotterranea, che abbiamo ovviamente visitato molto breve, una piccola cavernetta, si dice la caverna dove c'è un rifugio che hanno trovato Giuseppe e Maria nella fuga, cioè nel momento in cui sono fuggiti in Egitto con la Sacra Famiglia. E ovviamente, come sempre, ne vale la pena, sì. Sì, perché sì. Come ripetevano loro spesso, dicevano: questo è un angoletto, un'oasi di pace nel caos proprio incredibile Cairota, che era una cosa pazzesca. Quindi se entra qui sembra proprio un posto come silenzio residenziale, tranquillo, non succede niente. E poi ci stanno questo complesso di chiesette che in realtà, e questo scorcio, per esempio, questo scorcio dove ci sono tutti questi libri, dove il nostro sempre Naguib Mahfouz, pure lì in egiziano, era proprio scritto, ovviamente lui lo scrittore c'è stato da tutte le parti, ed è un posto molto molto carino, molto da vedere, secondo me, se uno sta qui deve vedere. Poi vabbè, poi che abbiamo fatto? Poi siamo andati al Palazzo delle Essenze, sì. Perché chiaramente una delle cose per cui è famoso l'Egitto sono le essenze, che ci hanno spiegato che per la maggior parte, il 90%, vengono esportate in Occidente, create lì, ma esportate in Occidente per fare i profumi di lusso. E infatti quando ci hanno fatto la spiegazione di queste essenze, ci hanno spiegato che loro ovviamente non posso dare i nomi dei profumi famosi, però ciascuna di quelle essenze veniva usata per fare Dior o Hugo Boss o altri tipo di fragranze, e loro, noi potevamo prendere l'essenza e comprarla, assaggiarla, eccetera, ed era la base con cui facevano i profumi famosi. Quindi io ovviamente ho preso un'essenza afrodisiaca. Ah, stasera, senti, non le spengo, spengo tu, alla che spento. Si chiama Segreti del Deserto, Fabio intanto guardava la televisione, no, perché no, cioè si spingono molto, quello di Pill, quello che ha fatto, sì. Get Out, qui solo questo. Vabbè, niente, sei volte che lo fanno vedere, sono distratto. Niente, vabbè, abbiamo preso un po' di essenze perché chiaramente là ci hanno fatto provare un po' tutte, dopo un po' profumavamo tutti come dei... No, ma interessante, perché se li mescoli con l'alcol viene il profumo, se li mescoli con l'acqua chiaramente fai gli oli essenziali, e chiaramente, insomma, chi mi conosce sa che sono un cultore, quindi mi sono comprato subito un alambicco. Un alambicco per bruciare cose, che sarà il 7 milionesimo alambicco. Diamo il benvenuto all'alambicco 603. Ma convinto la tipa, perché l'ha presa, ha fatto guardate, l'ha lanciato sul tavolo, era tipo vetro soffiato, in realtà si è rotto il tavolo e l'alambicco è rimasto lì. Comunque sì, poi ne parliamo quando c'è stato molto commercio, pure perché dove stavamo noi c'erano queste tipe che, prese a sentire queste essenze, 8 volte ci hanno offerto tipo un bicchiere di mirtillo, 8 volte l'hanno fatto cascare sul tappeto, quindi penso che abbia fatto 5 milioni di danno. Sì, abbiamo, quindi bene o male ci saranno 500 euro di roba e 600 euro di lavaggio. Comunque interessante pure quello, interessante, là, le essenze non male, no? Poi tra l'altro stavamo prendendo le essenze nostre, quindi stavamo in fila, e questa è una cosa bella del Cairo, che sono le cose quando ti soffermi, no? Soffermare che significa? Che uno magari viene al Colosseo, se vede il Colosseo lo vede prima così, poi ci entra, poi il giorno dopo magari va a fare al ristorante che sta lì al centro e lo rivede da lontano, poi lo vede in tutte le prospettive. E noi stavamo là dentro e praticamente a un certo punto Roberto dico: guarda la finestra, stavamo in un piano di sopra, c'avamo la piramide davanti, era pazzesco, di Cheope davanti. Poi un'altra volta l'abbiamo vista da lontano, da un'altra parte ancora, quindi stavamo nella città dove c'era proprio la roba, il traffico a totale, c'era proprio il peggio Sozzume, e c'era da lontano la piramide, cioè onnipresente. Quindi è bello, perché poi se uno c'ha un po' di tempo, che sta più di qualche giorno, comunque in qualche modo ritorna sempre e se la vive in maniera diversa, cioè realmente i colori e lo sfondo. Oggi veramente abbiamo alzato gli occhi, ce l'avamo davanti, ma era come se la potessimo toccare, e siamo rimasti mentre pagavamo, famo: oh, sta sempre qua. Eccezionale questo qui, io continuiamo a dire che veramente le piramidi ti entrano proprio, come ti si insinuano proprio nel naso. Le trovi quella forma geometrica stagliata contro il cielo, quando ti giri a un certo punto che stai facendo, come ha detto lui, un'altra cosa, e fanno veramente un effetto maestoso, veramente impressionante. Detto questo, finite con le essenze, siamo andati, abbiamo fatto un giro a un bazar così, dove abbiamo ritirato delle cose che avevamo ordinato, tutti quanti dei cartigli fatti poi, io ho fatto i simboli delle nostre iniziali, e l'iniziale sua è un verme, in geroglifico risponde a un verme. Io ho la F di Fabio, è un verme. La F in geroglifico è un verme.
ci sarà. Cioè, è così, cioè, così Un tipo la lumaca senza col naso così, lingua. con questo coso lungo, brutto, così che finisce con una coda, il verme, quello è il segno del E Fabio. poi ci siamo incamminati verso col pullman verso Alessandria. Ci Sì. sono venute comunque 3 ore, 3 ore e qualcosa, perché anche il traffico per entrare in Alessandria è notevole. Ci siamo fermati a un Sì. autogrill che in confronto il Camogli sembrava lo chef con un piatto Mamma gourmet. mia, Fabio si è preso una pizza che no, dentro ha non sbagliato tutto. sopra non ci sapeva Ma io neanche. perché ho sempre retaggio egiziano uguale che babbe da No, paura, però no. è una Io cosa. comunque voglio dire una cosa, al di là del fatto che poi qui, quando siamo arrivati, Ci distrae chiaramente. la televisione, io No, sono. è bello perché fanno un sacco di film, Un eh? sacco di Cioè, qui guarda. Alessandria d'Egitto solo film top. Allora, stavo dicendo, questo è una digressione velocissima, che praticamente stiamo mangiando bene, c'è stato degli hummus che sono eccezionali, la carne è veramente eccezionale, poi tutti questi intingoli con le melanzane tritate ottime, il resto tranquillo, perché ma tranquillo anche perché comunque non ho un po'. Quando io sono arrivato alla tipa, io ho detto pure alla guida, io ho detto, oh, ma senti, ma se vado a sparare un bel kebab con la P, tra l'altro proprio la finezza egiziana, kebab, no? Me lo vado a sparare. Questi hanno fatto, ma mica sei a Roma, P, fai, vai. Infatti non c'è una mazza, cioè qui è tutto molto fatiscente anche Alessandria d'Egitto. Comunque volevo dire, nel 2000, mio zio mi ha portato, un altro zio, quello che citavo all'inizio, un altro zio mi ha portato a Sharm el Sheikh, quindi nel 2000 ci sono fatti a Sharm el Sheikh. Lui non pago, ci ha fatto uscire da Sharm el Sheikh per andare a fare delle Scusa, hai gite. detto una piccola digressione, questa No, potevi no, no, tornare no, no, sei ma no, in ore. verità no, è una cosa importante, perché io devo dire che praticamente quando siamo andati, al di là del fatto di andare a Santa Caterina, poi era chiuso, vabbè, siamo rimasti in mezzo al niente, ci hanno deviati e ci hanno portati a mangiare. Loro vedevano, ma tra l'altro non c'era un posto turistico, quindi loro hanno provato a fare delle cose, ma noi abbiamo detto, oh, ma portaci quello che c'hai, e quindi abbiamo preso proprio i spaghetti, li abbiamo proprio lasciati, perché erano proprio, si squagliavano, alla vista si squagliavano, erano liofilizzati per la vista. E questo a un certo punto ha cominciato a portare dei cestini di pane, il pane proprio quello dello shawarma, del panino quello grosso proprio. Ed era tremendo, era caldissimo, buonissimo. Io facevo cesti, cesti a zio, io facevo, oh, sì, se questi non ci dicono basta, io gli richiedo, vai via, via, non ti preoccupare. 12.000 panini mi sono mangiato così, e quelli sono poi alla base del mio interesse sulla panificazione, perché mi ha segnato. Allora io, mo, detta tra noi, quando sono tornato, poi le cose uno quando fa un viaggio le capisce sempre dopo quando torna, e quindi fa una cosa, dice, e poi ci ripensa, fai, però avrei dovuto, ma questo è un classico, quindi bisogna sempre fare tutto quando uno sta all'estero, sempre, perché poi uno si pente. Quindi con questo dico, prendo una bottiglia, mi tagliano una mano, o devo fare, rimango così, dico, hai visto, mi hanno tagliato la mano, se non Certo, l'avessi fatto, capito? certo. No, 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 in verità dico, fare sempre, sempre tutto. E lì ho esagerato e mi ha pagato, perché poi quando sono tornato, in realtà quando mi sono andato a mangiare kebab a Roma, così, quel pane io così buono, ci sono nei posti che gli egiziani fanno i kebab, si trovano, però è un pane eccezionale. Quindi, venuto qui, io sinceramente ancora devo mangiare questo pane, cioè ancora non sono riuscito a trovare quel pane semplice che mi hanno portato, che è stata la cosa più buona in assoluto di quando andai in Egitto lì la prima volta, lì a Sharm el Sheikh. E niente, quindi devo dire che è tutto buono. Sì. Però il pane, per esempio, oggi avevano provato a portare degli abbozzi di pane, poi quella si è fermata, so, portava un pane, quello di, ma portamene 6 cesti, ma che ce faccio con. Certo, non andiamo a falliti col pane. Però diciamo era buono. Però a proposito di cose buone, allora poi siamo, invece Alessandria si può uscire, quindi siamo, Sì, dopo cena siamo usciti tranquillo. tranquillamente, c'è il lungomare, perché Alessandria sta sul mare, il Mediterraneo, e c'è un lungomare, c'è una caciara che No, penso che neanche a Riccione il 15 di abbiamo visto agosto. uno che è cascato col Sì, ma motorino proprio. una confusione, gente che sta fuori, quindi Sì, gente sì. che si gode, diciamo, la Sì. movida la sera. E su consiglio della nostra guida, della nostra coordinatrice, siamo andati in un posto dove hanno fatto un succo di No, mango. ragazzi, eccezionale, Una cosa da impressionante, ve lo dico, le eccezionale. coordinate sono, a Napoli c'è sta via Sersale Michele, di fronte a Michele c'è Trianon, La pizzeria. che tutti sanno che è la pizzeria, chiaramente parliamo di pizza. Qui, a Alessandria d'Egitto c'è sta Trianon. Ed è un posto abbastanza rinomato. E un succo di mango. Io non ho mai assaggiato un succo di un mango eccezionale, ma anche in Thailandia. Un mango perfetto, era tutto pieno di filamenti di mango, era perfetto, Quindi se venite Alessandria, assolutamente. andate a Trianon e provate il succo di Esatto, mango. se andate ad Alessandria, no, al nord, oppure Alessandria d'Egitto, prendete la pontina, andate sempre dritti, superate e arrivate. No, nel senso, se andate ad Alessandria, credo che Se pare. state da queste parti. Alessandria, se state da ste Se state parti. da queste parti, tipo in fuga dalla Palestina con la Sagrada Famiglia, vi Con i fermate fratelli a musulmani che ci hanno Trianon. raccontato un po' le Vedete, storie, vedete. e quindi c'è sta un po' di roba lì, qui di robe politiche, sociali e religiose.
trovate Trianon e vi rifocillate prima che il temibile Saladino, chi per lui. Vi catturi. E domani ci visitiamo il feroce Saladino? No, Forte, il feroce Saladino. Come te lo immagini il Saladino? Io me lo immagino proprio con le scarpe, quelle che c'hanno. Il Saladino, guarda qui che immaginario, con la fusciacca che viene con il baffetto che viene con la scimitarra. Vabbè, quanti pezzi ti mancano. Il temibile Saladino, come te lo immagini te Saladino? Non me lo immagino affatto, non mi pongo questo problema, ma piuttosto domani ci vedremo un po' di cose qui ad Alessandria e poi torneremo al Sì. Cairo, da dove poi ripartiremo. Sì. Quindi siamo molto stanchi, io sono dopata al massimo perché continuo a bere caffè che non ho mai bevuto. Oggi stai con Sono l'occhio arzillo. con l'occhio, un po' mi erano le fibrillazioni, come avessi preso 40 Red Bull, perché non Si bevo è fermato. caffè, ho preso questo cacchio di autogrill, un bibitozzo così Roberta c'ha due via. caratteristiche fondamentali. Non gli parlate pesce, non gli parlate caffè. Una volta andiamo al ristorante, faccio Roberta che poi quello gli fa: guardi, c'è anche questo. Le fa: vorrei risotto di pesce, cioè Sotto la risotto alla pescatore. pescatore, cioè io faccio proprio così. Quello fa: ma che è successo? Gli faccio: se n'è andato, gli ho fatto capire, ma Dio, Perché risotto alla ce pescatore. ne elencava il menù a voce, l'ultima cosa che mi aveva detto, l'unica che mi ricordavo era il risotto alla pescatora. Fabio l'ha dovuto inseguire fino a dentro la E te cucina, quindi credo, cambiarlo cioè, risotto dentro. alla pescatore. Oggi stavo lì, ho detto: senti, che te prendi una bevanda, il caffè, cioè, ho fatto di nuovo, cioè, mi hai preso da quando te conosco e ha preso il Vabbè, per caffè. stare sveglia, perché a un certo punto stanotte non ho dormito. Comunque è una ciofeca, l'espresso è Sì, tipo così, una sì, sì, sì. bibita di questa portata. Sì. E ci ho detto, ci sa di dire, salutarci, perché io vado a tirare fuori l'essenza di Segreto del Deserto, vedere se cosa si può fare stasera. Stasera mi tocca, mamma Vabbè, mia. Ma che, andiamo a proprio dormire ecco. meglio. E niente, ci vediamo domani dopo aver scoperto le meraviglie di Alessandria Sì, d'Egitto. c'è molta, almeno per me, c'è molta attesa per la biblioteca, famosa, molto famosa, Famosa, moderna, non quella moderna, quella perché quella moderna, antica ovviamente, quella antica è è stata andata saccheggiata, perduta. depredata, bruciata, ricostruita, però Niente. qui c'è una situazione dove c'era un intento, poi domani ce lo spiegheranno meglio, però c'è stato un momento, un tentativo dove richiedevano un po' tutti i libri del mondo importanti per ricreare quel centro di cultura, però poi dopo che ho visto Pandaltri a non a piedi, quello che è lungomare, in sì merita i libri questi. No, Cioè, veramente vabbè. fatiscente, no, è tutto troppo, No, è un po' ripeto, caotico, è è un po' chiaramente molto caotico. E caotico, quindi ma fatiscente. non c'hanno proprio tempo di leggere i libri questi, fidate, che proprio non si può, capito? Vabbè, Perché. perché hanno detto che volevano cercare di farlo diventare un grande centro culturale con tutte le nazioni che mandavano i loro migliori libri, però è chiaro che creare un centro culturale, cioè è difficile attrarre le cose culturali da questa prospettiva qua, ovviamente c'è la cultura americana o comunque Certo. europea che predomina, Poi lo quindi. potrebbero pure fare, se mi fanno assaggiare un panino, un kebab fatto bene, glielo diciamo, gli Kebab mettiamo una su bella parola Colmando su un po' di aglio, dico va bene, diventa allora capitale della cultura. potete fare la cultura, adesso sì, Alessandria, capitale della cultura. adesso sì. Dopo abbiamo cazzeggiato Sì, va per bene, 20 oggi veramente 22 abbiamo ciurlato nel manico perché, però Roberta ci teneva a farmi rettificare Saccara, Ci che è vero, tenevo. che era importante perché sono un cazzone Ci panato, è tenevo, vero, sì, è esatto. vero, cioè, ho Dimostrare messo come. Saccara, è come se faccio Robert. E tu mi fai: guarda che Roberta, Robert, Eppure il museo egiziano è una cosa sorprendente. Fabio, se niente, l'entrata di Fabio Museo è così, comincia a camminare, vede una cosa, e lo trovi all'uscita, quindi tu Ma finisci di perché fare la io tua cosa e acquisisco entrare. Invece, tutto in questo caso, era interessatissimo, vedevi, ti giravi, lui stava davanti alla guida, ascoltavi perché l'Egitto gli piace, e quindi ascoltava tutto. Poi chiaramente non si può quanto? pretendere più di Certo. tanto, il livello di Ricordati attenzione sempre che io a che livello egiziano sono questo, il Fabio vermone, è il l'ombrico. lombricone con le antenne F di Fabio, Sì, quindi. io ho messo le nostre iniziali, purtroppo F, non ho visto che era un lombrico, se no avrei scelto un'altra Sì, un cosa. altro nome, uno più Adesso ho il prestante, che ne cardiglio, so. un ciondolo con un verme. Potete mettere in toro qualsiasi cosa, invece Non proprio. lo so. E vabbè, dopo aver ciurlato nel Io ho manico, ciurlato nel mo' manico. quando questi qua dicono: no, ci hanno fatto pure, scusate, 23 minuti di niente, Infatti, nella proprio. descrizione scriveva 18, potete staccare perché 5 minuti sono. Mettiamo Alessandro Giusto, fuffa, 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 fuffa. fuffa. A 18 potete staccare perché dopo non succede più Va bene, niente. dai, domani, ultimo giorno, dobbiamo Dobbiamo stare in forma. Dai. fuffeggiare. No, no, domani non fuffeggiamo perché sono convinto che vedremo qualcosa di Domani si interessante. fuffeggia. Va Domani bene, è la si stanchezza. fuffeggia. Va Basta. bene, belle Basta. cose. Ciao a Mangiamo tutti, Saladino. mango a Trianon, mi raccomando, prendete l'autobus e venite qua. Belle cose.